Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti del mese di luglio e di agosto. Questa volta infatti voglio racchiudere 2 mesi in un video solo perché sono stata in vacanza ad agosto e quindi non ho avuto modo di filmare i preferiti di luglio e inoltre non c'erano così tante cose menzionabili. Visto che l'ho già citato, direi di partire subito col mio viaggio a Londra, che è stata sicuramente la cosa più bella dell'ultimo anno. Non ero mai stata a Londra e poi ho avuto occasione anche di andare a Brighton, che per chi segue il canale da un po' sa che era il mio piccolo sogno andare a Brighton. Io adoro quella città e me ne sono innamorata perdutamente. Visitandola avevo sempre il sorriso stampato in faccia perché ero felicissima. È una città che mi ha sorpreso perché la parte, diciamo, più interna, più caratteristica, è spettacolare. Mi piacciono tantissimo le case, gli edifici, il fatto che ci siano così tanti piccoli negozietti indipendenti, l'ho trovato fantastico. Mentre il lungomare mi ha un po' deluso perché l'ho trovato molto commerciale, molto turistico, un po' come il lungomare di Rimini per intenderci. Però è stato veramente bellissimo e mi sono divertita tanto. Anche a Londra mi sono trovata benissimo, avevo un po' paura di trovarmi un po' male, di non riuscire a farmi capire dalle persone. Tutte le volte che mi spostavo dalla zona di Kensington per andare magari in centro città o visitare un'altra parte di Londra e poi tornavo a Kensington, mi dicevo sempre: oh, finalmente sono a casa. E mi veniva da dirlo veramente in maniera spontanea, quindi per farvi capire quanto mi sono sentita a mio agio e quanto mi sia piaciuto stare appunto a Londra, quanto mi sia piaciuta questa esperienza. Direi ora di passare al cibo, visto che ormai è una parte fondamentale dei miei video preferiti, e questo mese mi sono piaciuti in particolar modo gli Oreo, a questi gusti un po' strani che da noi non si trovano. Il primo è al gusto torta di compleanno, il secondo invece gelato al gusto tè verde matcha. Io inizialmente li avevo acquistati a Rimini Comics, di cui trovate il video acquisti nelle schede qua sotto in descrizione, e poi li ho ricomprati a Brighton perché avevo trovato un negoziato cinese-giapponese che li vendeva. Sono veramente buonissimi. A me piacciono anche gli Oreo classici, però questi hanno secondo me una marcia in più. A parte quello con al gusto di torta di compleanno, che è semplicemente un po' dolce e ha tipo gli zuccherini in mezzo, questo è veramente la fine del mondo perché è al gusto tè verde matcha, che a me piace tantissimo, e ha un retrogusto fresco, per questo motivo è appunto gelato al tè verde, quindi sono veramente fantastici in estate, soprattutto per me che bevo comunque il tè caldo, lasciano comunque la bocca molto fresca, quindi sono buonissimi. Ebbene sì, anche con 40 gradi all'aperto io bevo il tè caldo sempre, tutto l'anno. Mi piace particolarmente e uno dei miei preferiti di questo periodo è Spirit of Summer, che ho comprato al Tea House a Covent Garden a Londra. È un tè verde con un po' di frutta e fiori, non sono ben specificati quali, però ho notato che si sente maggiormente la parte floreale. Ha un gusto veramente molto delicato, leggermente dolce, come piace a me, perché non metto mai lo zucchero nel tè. Quindi è veramente molto gradevole, soprattutto la mattina secondo me è ideale perché è un dolce risveglio bere una tazza di tè così, così delicata e profumata. Per quanto riguarda le letture, in quest'ultimo periodo non ho letto nessun libro che mi abbia particolarmente colpita o emozionata. Ho letto tanti fumetti e graphic novel che hanno saputo invece coinvolgermi molto di più, quindi se siete curiosi vi lascio qua sotto in descrizione il link alle mie letture di luglio e di agosto che trovate sul blog, e vi lascio le playlist delle recensioni e cosa leggo che faccio appunto qua sul canale, in cui vi parlo delle ultime letture che ho fatto, dei miei pensieri al riguardo. In questo video ci tengo a citare un fumetto che mi è piaciuto quasi da subito, che mi ha veramente conquistata. Avevo sentito parlare tanto di questo fumetto già da un po' di tempo e lo addocchiavo, ma mi frenava un po' il fatto che fosse un po' violento, con contenuti sessuali espliciti, non perché mi disturbino in qualche modo, però spesso nei libri ho notato che alcune cose, se descritte o raccontate in un certo modo, mi danno un po' fastidio, quindi mi frenava un po' questa cosa, e invece l'ho adorato e adesso sono veramente in crisi. Sto parlando di Saga. È un fumetto fra il fantasy e il fantascientifico, un po' in stile Star Wars, che
veramente mi ha sconvolta, nel senso che mi è piaciuto talmente tanto che vorrei avere subito qua i seguiti, perché è una serie, mi sembra, di 18 volumi e in Italia per ora ne sono usciti 6. Approfittando degli sconti Bao, ho recuperato tutta la serie, mi deve ancora arrivare, però insomma ho acquistato tutti gli altri volumi e non vedo veramente l'ora di continuarlo perché mi ha colpita tantissimo. Poi io quando ho visto Gatto Bugia ho sconnesso il cervello e niente, Gatto Bugia è la vita, è il mio tesorino adorato, la mia tesorina adorata, sarebbe meglio dire, lo adoro quel gatto, è bellissimo e piango perché non posso avere la figure perché costa un rene e non scherzo. Comunque, di che cosa parla Saga? È un po' difficile per me raccontarvi bene la trama di questo fumetto. Essenzialmente ambientato appunto in un universo in cui c'è una terribile guerra fra principalmente due pianeti, due fazioni, e due persone appartenenti a fazioni diverse si innamorano e danno alla luce una bambina. Vengono inseguiti praticamente per tutto lo spazio, gli viene data la caccia perché sono appunto dei ribelli, dei disertori, e hanno dato alla luce appunto questa piccola creaturina che vogliono a tutti i costi prendere, non si sa per quale motivo. Quindi racconta un po' la storia di questa sfortunata famiglia appena nata che deve appunto scappare dalla guerra. Una cosa che ho utilizzato tantissimo per uscire sia di giorno che soprattutto la sera è questo zainetto di Zara. Fa parte, se non sbaglio, della nuova collezione, però l'ho pagato 19,90€, quindi un prezzo molto abbordabile, ed è uno zainetto piccolo. Lo so che tutte le volte che vi mostro qualcosa è molto vicino alla telecamera e sembra grande, in realtà è uno zainetto piccolo fatto così a sacca e ha due zip laterali in cui io di solito tengo i fazzoletti, l'igienizzante, cose di poco valore per evitare che qualcuno cerchi di rapinarmi. È uno zainetto veramente comodissimo, è piccolo però molto capiente, mi piace veramente tanto, soprattutto appunto la sera quando magari non so che borsa mettere, vado sicura su questo zainetto che è nero, è in ecopelle, finta pelle insomma, quindi sta bene con tutto e soprattutto mi piace da matti perché è molto pratico. Un'altra cosa che ho utilizzato tantissimo perché si abbina secondo me a tante cose diverse è questo paio di orecchini di Accessorize. Questo l'avevo comprato durante i saldi, li ho pagati 5€ e li utilizzo veramente con tutto, sia per tutti i giorni che per la sera, se una serata particolare. Sono veramente fini, eleganti e li metto con tutto. È l'unico accessorio che ho portato a Londra, gli unici orecchini che ho portato a Londra, perché appunto potevo abbinarli con qualsiasi cosa. Nel mese di luglio mi sono riappassionata agli anime, ne ho visti veramente tanti. Uno che ci tengo particolarmente a citarvi è Erased, che secondo me è una serie bellissima. Conta pochi episodi, mi sembra 11 o 12, ha una serie sola al momento, non so se mai ne faranno altre. E è bellissimo, è un po' sul genere thriller barra scolastico che a me è piaciuto tantissimo. Parla di un ragazzo che ha la capacità di rivivere alcuni momenti della propria vita in modo da poter evitare degli incidenti, salvare delle persone. Quindi quando rivive questi momenti della propria vita cerca appunto di capire cos'è che non va in modo da poter cambiare il futuro, fino a che un giorno gli ritorna alla mente un caso di quando era bambino in cui era stata rapita una bambina e poi successivamente è stata trovata morta, e si ritroverà quindi a rindagare, diciamo in un certo senso, questa vicenda. Non voglio dirvi altro perché appunto sono pochi episodi, non voglio spoilerarvi, è una serie bellissima che dovete assolutamente guardare, come dovete assolutamente guardare Stranger Things, che ormai penso che abbiano guardato tutti. È una serie TV Netflix veramente bellissima, è una serie TV fantascientifica ambientata negli anni 80, quindi ci sono tantissimi riferimenti alla cultura pop, al Signore degli Anelli, a un sacco di cose nerd, scienza, ma allo stesso tempo appunto succedono delle cose un po' paranormali. È una serie fantastica che ha per protagonisti un gruppo di bambini, quindi ve lo straconsiglio perché a me è piaciuto veramente tanto. Sono solo 8 episodi, mi sembra, quindi guardatela.
Un altro evento che ci tengo a citare nei preferiti di questo mese è l'anteprima di Io prima di te. Il 17 agosto sono stata infatti all'anteprima di questo film che attendevo da febbraio, da quando ho letto appunto il libro, e tra l'altro trovate una specie di discussione, confronto fra libro e film nelle schede qua sotto in descrizione. Ed ero emozionatissima, mi ha emozionato tanto quel film, poi sono andata all'anteprima con le calze ad ape, quindi è stata un'esperienza veramente stupenda, mi è piaciuto tantissimo il film, sono contentissima che per una volta sia esattamente come me l'ero immaginata. Questi erano quindi i miei preferiti di quest'ultimo periodo, come al solito sono pochi ma cerco di racchiudere sempre il meglio dei mesi che sono passati. Fatemi sapere qua sotto in descrizione, ciao, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se qualcuna di queste cose vi è piaciuta particolarmente, e soprattutto fatemi sapere quali sono stati invece i vostri preferiti di quest'estate. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!